Salve a tutti, do il benvenuto alla nostra ospite, la dottoressa Patrizia Gargiulo, fondatrice e presidente dell'associazione Donne per il Sociale Onlus. Salve. Benvenuta Patrizia. Allora, quando nasce e con quale fine sociale nasce l'associazione di cui sei portavoce? Dunque, l'associazione è nata nel 2014 per combattere la violenza contro le donne e sui bambini. Poi comunque ci occupiamo anche di uomini separati, di nuovi poveri, ci occupiamo di informare i giovani adolescenti sui danni che provoca l'alcol e la droga nel periodo appunto adolescenziale. E poi nel periodo di emergenza Covid-19 ci siamo attivati per donare le tute protettive al 118. Quindi all'occorrenza cerchiamo di darci da fare, ecco. Quindi un raggio d'azione molto vasto che abbraccia più tematiche e ovviamente va a spendersi per quelle più calde in un determinato momento. Ed appunto attraverso l'associazione avete strutturato un calendario tematico che negli anni ha riportato appunto alla luce varie appunto tematiche, vari problemi, vari punti di discussione e di intervento di cui l'associazione si è occupata. In particolare nel 2019 vi siete occupati degli uomini, con il nome della tematica era Uomini per le donne, perché appunto si è rilevato che in tante situazioni, in tanti temi caldi per il sociale, come quello sulla violenza sulle donne, il problema era qualificato come soltanto della donna, invece non è assolutamente così, il problema è di tutta la collettività, di tutta la società, e quindi proporre l'intervento, il punto di vista, il confronto anche al maschile poteva essere uno sviluppo, un'evoluzione della problematica molto interessante di cui vi siete appunto occupati con l'associazione. Sì, allora io penso e ne sono convinta che per carità la soluzione non la conosce nessuno, però per combattere la violenza contro le donne dobbiamo lavorare molto sugli uomini, perché gli uomini, ahimè, sono dei soggetti dove hanno dei pregiudizi anche nel farsi aiutare. Per esempio, per un uomo è una vergogna chiedere aiuto ad uno psicologo se si accorge, ecco, di essere violento, e quindi poi non si confida facilmente come è facile per le donne, no? Quindi le donne hanno una marcia in più anche in questo. Cerchiamo di chiedere aiuto, ma semplicemente di parlare, di discutere con altre donne, con delle amiche, oltre che con un familiare. Quindi abbiamo modo di esorcizzare un po' quello che ci sta succedendo. E invece per l'uomo è sempre difficile, è sempre una vergogna chiedere aiuto, è difficile ammettere che sta sbagliando. E quindi io penso che gli uomini dovrebbero fare loro, organizzare loro dei convegni, degli incontri proprio tra soli uomini, per dire stiamo sbagliando qualche cosa, perché non cerchiamo di capire dove stiamo sbagliando, facciamoci aiutare, perché ne va della propria dignità, no? Certo. Sia quella della donna che quello dell'uomo. Della dignità e della serenità, della felicità dei propri figli, che vivono delle situazioni veramente allucinanti, che porteranno poi come bagaglio affettivo e di esperienza di vissuto per tutta la loro vita, quindi a loro volta comunque avranno dei problemi. Se io non sono psicologa, quindi non mi voglio addentrare in questo campo, però sicuramente un bambino che ha vissuto un'infanzia infelice, terribile, tra i litigi dei genitori, difficilmente sarà un adulto sereno. E quindi potrà avere un rapporto altrettanto sereno con una compagna o con un compagno. Certo, si ripercuote ovviamente, sì, sulla quindi vita. Viva il giorno che gli uomini decideranno di raccontarsi, ecco, e di chiedere aiuto.
Esatto, non temendo appunto il confronto, riuscendo a cacciar fuori, insomma, quello che turba la loro interiorità e che poi si concreta in azioni tante volte orribili. Certo. I prossimi temi invece in cui pensate di addentrarvi con le operazioni dell'associazione, quindi lo sviluppo dell'attività futura, del prossimo insomma, futuro dell'associazione, su cosa si verterà? Dunque, l'associazione offre gratuitamente incontri psicologici, assistenza legale, insomma anche si preoccupa anche di organizzare delle spese a delle famiglie che hanno bisogno. Infatti a dicembre 2019, quando abbiamo presentato il calendario che parla del fascino e la bellezza violata, eccolo, appunto questo è il video. Sì. Eccolo. È un calendario molto bello, le foto sono del fotografo Antonio Aragona e la grafica di Ferdinando Polverino De Laureto, che offrono la loro opera come volontariato, perché noi siamo un'associazione principalmente di volontariato. E quindi noi il calendario alla fine è un pretesto per raccogliere fondi, perché ci autofinanziamo, non riceviamo contributi da nessuno. Quindi per realizzare i progetti che abbiamo ci siamo inventati il calendario per l'associazione. Quindi questo 2020 il calendario ha parlato del fascino e la bellezza, che la bellezza violata, nel senso il fascino riguarda una donna matura, la bellezza una donna giovane, quindi qui l'esigenza di fotografare una mamma e una figlia. Perché noi oltre, non dimentichiamoci che oltre alla violenza fisica c'è la violenza psicologica, altrettanto devastante, molto più subdola, è molto difficile poi da dimostrare, no? Perché la violenza fisica si dimostra magari con dei lividi, invece la violenza psicologica è molto più difficile dimostrarla. E quindi sia la bellezza matura che quella giovane devono essere riservate, non devono essere violate, ecco perché violate. Il calendario c'ha una foto, penso sia molto bella, ed è stato molto bravo Ferdinando Polverino, sì, che ha voluto raffigurare, ecco, questa copertina con la statua di Ebe, mm-hmm, che nonostante è stata devastata dalla guerra resta comunque, riserva comunque il proprio fascino e la propria bellezza. Quindi questo è il racconto della cover 2020. Il 2021 ci stiamo comunque, anche nel periodo di lockdown l'associazione ha lavorato H24, abbiamo sostenuto tantissime donne, abbiamo organizzato la spesa solidale, abbiamo acquistato le tute per il 118, quindi abbiamo fatto tantissimo, con i proventi sempre dei calendari e grazie a chi dona, chi fa delle donazioni. Quindi il calendario 2021 comunque sarà... quest'anno lo faremo lo stesso, anche se abbiamo avuto un periodo di incertezza, però sarà un calendario online sicuramente, ci organizzeremo perché non sappiamo cosa succederà in autunno, e parlerà della famiglia, perché la famiglia sta cambiando, quindi però restano comunque delle famiglie tradizionali. Quindi saranno fotografate varie tipologie di famiglie. Non voglio dire altro perché è una sorpresa. Ci saranno comunque dei personaggi importanti del mondo dello sport. Io lo sport lo metto sempre dappertutto. Quest'anno ci terrà compagnia, ecco una cosa la devo dire, Massimiliano Rosolino con la sua splendida famiglia. E quindi perché lo sport e la cultura sono alla base per la soluzione di tanti problemi, per migliorare il mondo, ecco. Vero, vero. E poi ci sarà anche, vabbè lo voglio dire perché mi fa piacere, ci sarà Veronica Maia con la sua famiglia, ci sarà anche Rosalia Porcaro, ci sarà Enzo Gragnaniello, sto aspettando insomma, adesioni di altri personaggi altrettanto importanti mondo della musica, del cinema, dello sport, ecco. Appunto, e parleremo delle varie tipologie di famiglia.
Quindi tante collaborazioni che daranno il proprio contributo per questo tema lodevole che è quello della famiglia, quindi dai valori più tradizionali, quindi dall'impostazione di famiglia tradizionale a poi l'evoluzione che c'è stata. Certo, ci tengo a dire una cosa, i proventi del calendario 2021, oltre ad andare alla nostra ONLUS, una parte sarà devoluta all'associazione a ruota libera di Luca Trapanese, il papà di Alba, sì. Che sarà anche lui fotografato sul calendario. Bene, ottima iniziativa, complimenti dottoressa. Grazie. E dunque abbiamo parlato di tanti progetti che ha in serbo l'associazione, tante tematiche per le quali si spende a pieno ritmo, non essendosi risparmiata neanche in pandemia, ma avendo anzi offerto maggiormente un supporto, un contributo, perché la pandemia ha rispolverato e ha tirato fuori tante situazioni ancora con più forza, forse in determinati ambiti. E uno di questi progetti è quello che riguarda i papà separati, che come lei anticipava sono oggi considerati nuovi poveri. Avevate impostato con l'associazione un intervento dedicato a delle abitazioni dedicate. Sì, allora il nostro progetto, e spero di poterlo realizzare, si tratta di costruire più unità abitative per gli uomini e per i papà separati, appunto i nuovi poveri. Quindi le abitazioni però principalmente a dimensioni di bambini, quindi ambienti allegri, perché hanno realizzato qualche appartamentino ma squallido, insomma è una tristezza, e allora noi dobbiamo puntare, perché noi qualsiasi cosa facciamo con l'associazione parte sempre dai bambini, per regalare, ecco, un sorriso, per rendere meno difficile appunto la separazione dei loro genitori. E quindi per un bambino entrare in un posto triste, squallido, angusto è già imbarazzante, non vivere la quotidianità col papà, no? Perché con la mamma, ecco, le donne hanno anche un po' più di inventiva, anche se si resta a casa, si fa una pizza, una cosa, si trascorre la serata. Invece molte volte un papà, non vivendo la quotidianità con i propri figli, non sa nemmeno dove portarli, ci sono dei silenzi, insomma ci sono dei problemi. Quindi noi dobbiamo aiutare a far stare bene, innanzitutto a creare un bel rapporto tra papà e figli. I bambini non devono sentirsi soli, ma devono stare in compagnia di altri bambini, altri ragazzini. La cosa bella di questo progetto sono i laboratori artistici che vanno inseriti in questo contesto, un laboratorio di pittura, ma anche una videoteca, una cineteca, dove un papà e un bambino possono vedere un bel film insieme, insieme ad altri bambini, confrontarsi, avere una bella cucina comune. Insomma, il progetto è molto ambizioso, molto bello, difficile da realizzare, però prima o poi ci riusciremo. Sono ormai, io ne parlo da 6 anni, fino adesso purtroppo ne parlo soltanto, magari trovassimo qualcuno che ci aiuta. Beh, in questa cosa, perché ci vogliono molti soldi per realizzare questo, noi non li abbiamo, e quindi spero che qualcuno ci dia una mano, che veramente è molto bello, dove ci possono essere anche dei psicologi, dei psicoterapeuti familiari, dove poter, ecco, chiedere aiuto a un papà che non sa come comportarsi con un bambino, come può continuare il rapporto con la ex compagna, ex moglie, perché io come mediatore familiare vedo che, cioè, devo trasmettere alle coppie che si separano che la loro genitorialità continua anche se loro si separano, quindi loro comunque restano genitori e devono comportarsi da genitori. Certo, continuano ad essere genitori insieme. Certo, certo, e non usare i bambini come merce di scambio, di ricatto, ma perché è una cattiveria che veramente ne va proprio della vita futura dei futuri uomini, quando ormai, certo, saranno grandi, delle future donne, e quindi loro non devono pagare le colpe, tra virgolette, poi dei genitori. Genitori, certo. Quindi separarsi civilmente è un...
come dire, è un segno di civiltà, di rispetto, di dignità per se stessi, per i propri figli, che uno glielo deve, no? Certo, perché poverini non hanno colpa. Assolutamente. E per la donna, perché comunque la mamma dei figli, o per il papà che è il papà dei figli. Io parlo sempre perché esistono molte donne vittime, ma esistono anche molti uomini vittime di violenze psicologiche anche delle donne. Quindi io sono una, mi ritengo una donna obiettiva, non di parte assolutamente, perché esistono donne buone, uomini buoni, donne cattive, uomini cattivi. Quindi non sono per niente solo dalla parte delle donne, non certo, mi sembra giusto. Assolutamente, non è una presa di posizione, assolutamente. È un spendersi laddove c'è necessità, e la necessità può essere, può arrivare dalle donne così come dagli uomini. Però è il fine quello che interessa, ovviamente la serenità soprattutto dei bambini. Assolutamente, assolutamente. Nell'ultimo tema di cui ha parlato, sono il fulcro, il punto appunto focale dell'operazione, dell'attività, dell'associazione. Poi un altro progetto, chiedo scusa, è quello di creare una rete di solidarietà. Abbiamo presentato il progetto a dicembre, poi l'emergenza Covid ha fatto nascere tanti progetti per aiutare, ecco, la famosa spesa solidale. Quindi ben venga la spesa solidale, ma che non venga fatta solo nel periodo di emergenza. C'è gente che ha bisogno tutto l'anno e per anni di essere aiutata. E poi è la nostra rete di solidarietà, consiste nell'aiutare le persone a 360 gradi, cioè non soltanto con la spesa, perché sì, c'è bisogno di mangiare, ma c'è bisogno di vestirsi, di comprare un paio di scarpe al bambino, di portarla al cinema, a mangiare una pizza, un gelato, una vacanza, perché no? E quindi noi speriamo di trovare sponsor che regalino queste opportunità, questi sorrisi a questi bambini. Quindi aiutare anche un papà separato, che a volte lo sappiamo che portare a cinema o mangiare una pizza, un gelato a un bambino costa. E quindi noi, un uomo o una donna da sola, dobbiamo aiutarla, ma nel vero senso della parola, ecco. Quindi regaliamo un sorriso ai bambini, che non c'è cosa più bella. Assolutamente sì, ci auguriamo che il sostegno sia concreto e sia attivo, soprattutto dove ci sono i bimbi. Grazie mille alla dottoressa Patrizia Gargiulo. Grazie a voi. E un saluto a tutti i telespettatori. Grazie.